La finiamo palindroma. Chiudiamo l'ultimo video con lo stesso cappellino che avevo addosso nel primo. Hai visto che roba? Per l'ultimo video è arrivato. Vets, finalmente è Natale! Se vuoi aprire i regali ti capisco, ti aspetto. No, ok, scherzavo. Però la terrò il più breve possibile. Ti mando i miei auguri più profondi dal cuore. Spero che per te il Merry Christmas sia stato divertente almeno la metà di quanto lo è stato per me. E adesso io non vorrei mettere il carro davanti ai buoi. Però mi sono venute un paio di idee per avere la scusa anche durante l'anno, al di là di Halloween e Natale, per fare dei video molto ravvicinati di preparazione a qualcosa di emozionante. Però questi sono discorsi degni di promesse per l'anno nuovo. Intanto ti ripeto, io ti abbraccio, ti ringrazio perché in un anno veramente molto difficile, sia a livello personale che a livello globale. Io poi non sono una gran sostenitrice del mal comune mezzo gaudio, cioè se sto male io non mi rassicura in alcun modo che stia male anche qualchedun altro. Dicevo, durante quest'anno veramente molto faticoso, mi hai fatto sorridere molto, mi hai fatto sentire molto amata e ci siamo divertiti tantissimo insieme. E quindi francamente con questa prospettiva non vedo l'ora che arrivi l'anno nuovo per ricominciare. Ho un'ultima cosa che non è una craft. Però, per la prima volta nella mia vita e nella vita di quest'albero, incidentalmente, Natale verrà celebrato qui. Lui non ha mai celebrato Natale. È uno di quei tentativi, sai, quando le cose cambiano, no? Non si possono più fare le cose come si facevano prima. Bisogna farle in modo completamente diverso, che non vuol dire né peggio né meglio, vuol dire diverso. E il Natale diverso per noi quest'anno sarà qui. Ed è il mio silver lining, no? Sono contenta che Natale sia qui. Quindi ho trovato su Pinterest un'idea per apparecchiare la tavola. Se vuoi farlo anche tu, secondo me bisogna che la tua famiglia, come la mia, o sia molto rassegnata, come la mia, o abbia un qual certo senso dell'umorismo, oppure magari nel caso di una festa con gli amici potrebbe essere adatto, secondo me è un modo carinissimo. Dunque, per prima cosa c'è il mio tavolo. Non credo che tu l'abbia mai visto intero, è uno di quei tavoli che si aprono, credo che si chiamino tavoli tedeschi. Era di mio nonno, io gli voglio tantissimo bene, anche perché quando era proprio un tavolaccio da lavoro, una volta si era incastrato e mio nonno, quel barbaro, per scastrarlo aveva usato i rebbi di una forchetta. Così quando l'ho mandato a restaurare ho chiesto che quei segni rimanessero. Vabbè, lo adoro. In più lo mandai a restaurare da un vecchio falegname, proprio di quelli tipo Geppetto, che mi disse di abituarmi perché il legno canta quando cambia dimensione tra l'estate e l'inverno. Sembrava molto paccia. Cuscotopia! Ok. Allora, prima cosa, una bella tovaglia festosa. Questa non credo che si veda in telecamera, però ha dei disegni di fiocchi di neve con i lustrini. Poi, quando sono stata al villaggio di Natale con la Marty, ho preso uno di quei runners super luccicosi. Eccolo qua. E adesso arriva la magia. Per ciascun posto ti servono, vabbè, o due o tre piatti, a seconda di quanto vuoi fare la figa. Io una volta organizzai una cena con gli amici e cercai online l'apparecchiatura spagnola, se non mi ricordo male, per cui c'era una batteria di posate, quelle d'argento che avevo rubato a mia nonna e che non vanno in lavastoviglie, però l'apparecchiatura fu molto fancy e i piatti li metti in questo modo. Questa storia delle posate ti spiegherà perché io abbia preferito prendere questo kit di posate che sembrano fighe, ma in realtà sono di plastica. Mi rendo conto che sono una bestialità sotto tanti punti di vista, però io le ho trovate così divertenti. È come la Bic d'oro, come la Birkin veramente molto finta e pacchiana. Sono cose che a me fanno ridere molto. Poi dicevo, per ogni posto ti serve anche un tovagliolo rosso, in realtà un tovagliolo di un qualunque colore. Io ce l'ho di stoffa, e un tovagliolo invece di carta, nero. È specialmente comodo se sono, sai, quelli piccoli da cocktail? Io l'ho trovato in un 99 cent. E poi l'apparecchiatura procede così. E questo è il posizionamento dei tovaglioli. Quello rosso l'ho arrotolato su se stesso, quasi come una bandana, e poi l'ho messo in posizione come se fosse una sciarpa. Per fare il naso, gli occhi e i bottoni ho usato rispettivamente una carotina, come quelle da lasciare a Rudolph, e delle olive. Non so perché io ho un'inspiegabile antipatia per le olive nere, quindi ho usato le olive verdi. E infine, se vuoi essere veramente super fancy, puoi prendere tre candy canes, attaccarli uno all'altro con il nastro adesivo e usarli come segnaposto.
E se come me non hai magari 300 invitati per cui sia necessario dire a tutti dove debbano sedersi, li puoi usare per scrivere dei messaggini carini o delle battute brutte come quelle che ci sono dentro i crackers. Lo so, io sono un inguaribile ottimista e mi entusiasmo con niente, però Vez, io non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro. Quindi di nuovo, l'avrò già detto, però lo ripeto, ti abbraccio, ti auguro uno splendido Natale e devo dire ci vediamo al prossimo video. Che però sarà prima della fine dell'anno. D'altronde, come dicevamo anche l'anno scorso, bisogna pur trovare qualcosa da fare nei giorni di mezzo. Ok, Vets, basta, non ti trattengo oltre. Grazie ancora di tutto. E in particolare in questa occasione degli ultimi 366 giorni. Pensa quanta roba figa abbiamo da leggere, vedere e chiacchierare nei 365 giorni che arrivano. Sì, ci faccio caso al fatto che quello che arriva non sia un anno bisestile. Ok, basta. Ciao.